oggi, se avete visto qualche telegiornale, danno la notizia dell'arresto e dell'intervento della Digos su una formazione nazista del Varesotto. Ebbene, è da anni che noi denunciamo queste formazioni, però fino a ieri tutti ci dicevano: ma che cosa state facendo, ma questi non sono problemi, ma il fascismo non esiste più. Fino a una settimana fa, quelli che sabato hanno indetto questa grande manifestazione antifascista, dove erano? Che risposte davano quando i fascisti si organizzavano, quando cominciavano a organizzare i presidi, quando cominciavano a intervenire nei quartieri? E sembrava una battaglia di retroguardia, una battaglia per gente che vive ancora nel passato. Oggi tutti scoprono l'antifascismo, addirittura sentiamo parlare di antifascismo militante. Dicembre 2017, si ricorda la strategia di Piazza Fontana e con essa la strategia della tensione. In questi ultimi mesi l'Italia, o meglio i mass media, la maggior parte dei mass media pare abbiano riscoperto l'esistenza dei fascisti. Purtroppo è vero, oggi tutti scoprono che in Italia ci sono i fascisti, ma ci sono sempre stati. Ho l'impressione che oggi chi parla solo di repressione non abbia capito niente. Perché il fascismo e le idee neofasciste oggi possono attecchire solo perché c'è una condizione sociale, ci sono delle problematiche sociali che non vengono risolte, anzi chi governa ha fatto delle leggi che ci hanno condotto in questa situazione di precarietà assoluta, di paura delle persone per il proprio futuro, e quindi è lì che bisogna incidere, è lì che bisogna far politica, bisogna cambiare questo paese, ma in senso democratico, in senso progressista, e non inventarsi ancora delle leggi repressive che non servirebbero a nulla. Oggi c'è un'onda lunga in cui la punta alla lancia del fascismo è quella del populismo che sta devastando l'Europa, della semplificazione della vita. Quindi ricordare Piazza Fontana, l'innocenza di Valpreda e l'assassinio di Pinelli significa ricordare oggi, nel neoliberismo, nello sfruttamento, nelle diseguaglianze, quello che stiamo vivendo. E chi era Pinelli? Mio padre era innanzitutto un anarchico, perché era una cosa a cui teneva molto e di cui si vantava. E poi un partigiano a 15 anni quando faceva la staffetta, e un partigiano finita la guerra con la liberazione ha continuato a fare il partigiano ed è morto da partigiano. Cosa insegna a noi la storia di suo padre? Per gli ideali si può anche morire. E quello, quella verità giudiziaria che noi non abbiamo mai avuta, l'hanno avuta, abbiamo avuto però una verità storica, e le persone che sono in piazza per ricordare mio padre anche questa sera lo testimoniano. Secondo te o secondo voi, perché sono un pericolo i fascisti oggi? Sono un pericolo perché disseminano odio, violenza, razzismo, sessismo, e sono tutti valori che vanno totalmente aboliti in questa società e in tutte le società. Ogni forma di disuguaglianza è un pericolo. Sì.
che bisogna impegnarsi di più. Vuol dire che se ti distruggono una lapide non devi rimettere una lapide, devi mettere un blocco di una tonnellata e passa, perché bisogna reagire 10 volte di più di quello che abbiamo fatto prima. Questo è il simbolo anche di questo blocco appunto che abbiamo messo oggi, e quindi anche questo 12 dicembre, come tutti i 12 dicembre, oltre a ricordare i nostri morti a Pinelli, all'Innocenza di Valpreda, a Saltarelli e ai compagni che sono già stati ricordati prima, dobbiamo pensare di doverci impegnare di più, come ho detto prima, e tentare di ribaltare la situazione, tentare ancora una volta di scalare il cielo come abbiamo fatto tanti anni fa.